Station 41 Radio. Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Buonasera, eccoci tornati ancora una volta anche questa settimana ed è la penultima settimana per questo anno 2021 con Music Room Stazione 41. Il nostro numero di telefono ve lo ricordo subito in modo che voi possiate in qualsiasi momento telefonare e interloquire con noi, perché stasera avremo ospiti al telefono, non abbiamo ospiti in presenza né tantomeno sulle piattaforme social, ma l'abbiamo per telefono. Il nostro numero, come vi dicevo, è il 351-767-2153. Potete ascoltare il nostro appuntamento come solito ogni martedì dalle 22 alle 24 su Stazione 41, che potrete ascoltare sul nostro sito internet, sulla nostra app di Stazione 41 che vi invitiamo a scaricare, e soprattutto potete vedere il nostro appuntamento anche sulla pagina di Facebook di Stazione 41. A proposito della pagina di Facebook, vi ricordo che potete condividere la pagina di Facebook e l'appuntamento di questa sera con i vostri amici. Io l'ho già fatto. Condividete tutti. Tu hai fatto, Gioia? Sì, ho condiviso. Ecco, io l'ho già fatto, condiviso con tutti i miei amici, con il gruppo di circa 40-50.000 partecipanti ai gruppi. Speriamo che non mi cacciano, perché quanti comunque baffa. Ho capito, però facciamo sentire la musica a tutti, la bella musica anche questa sera, musica live, musica dal vivo, tanti video, tante canzoni con due artisti questa sera. Non sarà soltanto un artista, ma abbiamo diviso l'appuntamento di questa sera in due fasce orario. La prima, poi ve le presento, vi presento l'unico personaggio che abbiamo in collegamento. Per problemi di Covid hanno deciso di isolarsi e di fare una quarantena separata, giustamente, come il protocollo richiede. Quindi ascolteremo prima il gruppo, questo artista precisamente un componente, esatto, va bene. Abbiamo in diretta la ditta Marinelli e propriamente in diretta c'è Fabrizio Belli. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie mille. Prego, noi siamo felicissimi di averti qui a Stazione 41. Senti, una prima domanda così a bruciapelo. Ditta Marinelli, mi sembra un po' retro questo nome, perché ditta Marinelli? Allora, diciamo che il nome è abbastanza, insomma, a pochi mesi, è nato da poco, perché io e Alessandro ci conosciamo da diverso tempo e sostanzialmente volevamo dare l'idea di una fabbrica, quindi di un'officina di idee, insomma. E poi in maniera semplice, insomma, abbastanza intuitiva, Marinelli è, insomma, la crasi dei nostri due cognomi, quindi Marino e Belli. È una, ecco, l'ho svelato l'arcano. Pensavamo che fosse, quindi è... possiamo spiegare che ditta Marinelli è formata, quindi vediamo, Alessandro Marino, che è il compositore, il vocalist e frontman romano, classe 1998, e Fabrizio Belli, chitarrista, autore romano, classe 1997. In questo momento non abbiamo Alessandro Marino perché è isolato per ragioni di Covid, ma abbiamo in diretta Fabrizio Belli, che è il chitarrista e autore romano del 1997. A te Fabrizio, quindi dobbiamo fare tutte le domande di questa sera, tutte le domande che possiamo fare, e le facciamo esclusivamente a te. Presentaci tu la ditta Marinelli, chi siete, che musica fate, se vi classificate o come categoria siete della musica pop, musica rock o musica indipendente che raccoglie un po' tutti i generi. Presentacela tu la ditta Marinelli. Allora, noi siamo la ditta Marinelli e siamo un duo, ci siamo conosciuti da, insomma, come nelle migliori tradizioni musicali al liceo, andavamo in due licei romani vicini, che sono il Montale e il Maldini, che si trova sulla stessa strada, via Bravetta, e sostanzialmente avevamo iniziato a suonare con un gruppo e facevamo musica rock, e ci ispiravamo più che altro alla musica inglese, quindi avevamo dei riferimenti ben precisi, quindi rock progressive anni 70, Led Zeppelin,
Queen, ma anche anni 60 beat, quindi possiamo Beatles, Rolling Stones, diciamo i maestri del genere. E per quanto riguarda invece questa nuova formazione, che è appunto costituita solo da me e Alessandro, abbiamo più riferimenti cantautorali e pop, però diciamo che siamo molto aperti, quindi non mi classificherei, cioè non ci classificherei in una sola categoria o in un solo genere. Siamo molto aperti, spaziamo. E questo è il nostro primo singolo, Parole di Vetro, e è un singolo che ha sicuramente delle sonorità più elettroniche e pop, però abbiamo dato anche molta importanza al testo, quindi un testo magari con un'impronta più cantautorale. Ecco, abbiamo cercato di fare un mix tra le cose che più ci convincevano, ecco, dal punto di vista delle sonorità. Senti, volevo chiederti, quando hai iniziato a suonare la chitarra? Hai sempre suonato la chitarra? Allora, io diciamo che non mi ritengo un musicista particolarmente, però comunque sono diversi anni che suono, da quando sono piccolo, e ho sempre frequentato una scuola di quartiere, ora saranno insomma una decina d'anni che suono, però ecco, sempre in forma, non ho mai frequentato conservatori o insomma scuole d'alto livello. Alessandro, stiamo parlando più o meno della stessa cosa, lui studia canto, però lui al contrario mio appunto ha frequentato un college, il St. Louis, che è un'accademia di musica romana, e quindi niente, siamo due cantautori molto giovani, però ecco, quello che cerchiamo di fare è ispirarci alla musica insomma di qualità, quindi il cantautorato italiano sicuramente è un punto di riferimento per tutti e due. Senti, voi facevate parte di un gruppo prima di essere Ditta, esatto, Marinelli. Che gruppo, sì, era? Sì. Che musica suonavate? Perché vi siete poi separati e avete pensato di costituire Ditta Marinelli? Allora, intanto il gruppo diciamo che è nato tanti anni fa, quindi noi eravamo molto piccoli e avevamo iniziato a suonare appunto, come dicevo, rock inglese. Alessandro è un patito di Freddie Mercury e fortunatamente ha una voce che si può permettere di poter fare delle cover del genere, insomma, quindi sono stato anche molto fortunato ad averlo sin da subito al mio fianco. E il gruppo si è sciolto come al solito per insomma le solite divergenze di gruppi, poi quindi per diversità di opinioni e di generi musicali, sì, c'è, cioè, qualcuno, sì, che voleva, esatto, suonare hard rock, rock and roll, e voi preferivate un po' il pop più leggero, un rock più leggero, figli del rock inglese insomma. Sì, noi siamo appassionati di rock, ma e di cantautorato anche americano, quindi Crosby, Stills, Nash & Young, tutta la West Coast, Bob Dylan, però siamo anche, diciamo, gente più magari che strizza l'occhio anche alla musica un po' più commerciale, e insomma per uscire fuori bisogna fare i conti anche col mercato, insomma, mentre magari gli altri componenti erano più improntati su una musica un po' più purista, ecco, diciamo. Noi invece non ci scandalizziamo. quando avete pensato di uscire sul mercato con un brano solista, da chi è nata questa iniziativa? Chi è tra te e Alessandro Marino colui che ha deciso di scendere sul mercato discografico e di dire facciamo qualcosa di nostro, vogliamo far comprendere oppure capire quello che noi vogliamo e vogliamo dire con le canzoni? Allora, in verità io, cioè, sono sincero, io e Alessandro abbiamo una relazione molto simbiotica, siamo amici da veramente tanto tempo e non c'è nessuno che prevale sull'altro, è veramente una relazione ideale dal punto di vista artistico, nel senso che mi ci trovo benissimo nella scrittura, quindi diciamo, ci capiamo abbastanza al volo, è stata una decisione che è nata spontaneamente da entrambi e infatti è per questo insomma che abbiamo continuato noi due a suonare, e da questo punto di vista sta andando molto bene insomma la relazione musicale. Senti, per quanto riguarda il lockdown, Gioia, vuoi dire, sì, qualcosa? Volevo chiedere una cosa a Fabrizio. Visto che abbiamo parlato della musica, dei vostri progetti, ti volevo chiedere, ma i vostri brani parlano della vostra vita personale o anche di altre situazioni? Allora, grazie intanto per la domanda. E diciamo, questo pezzo in particolare, io penso che parli proprio di noi, insomma, per quanto mi riguarda. Spero che ci si possa ritrovare tanta gente, perché penso sia un conflitto che insomma
è in ognuno di noi, quindi una parte più magari artistica, più creativa, più spensierata, che certo, è rappresentata nella canzone dall'ebreo, quindi dall'ubriaco, insomma, e poi una parte più razionale che tende a essere un po' più limitante, quindi la realtà, che molto spesso ci appare più razionale e raziocinante, tende un po' a sopprimere questa parte che c'è in noi, e quindi diciamo la canzone è nata da questo conflitto che vivono due semplici ragazzi di 20 anni, di 22 anni, 23 anni, però insomma abbiamo pensato un po' a tutti, abbiamo pensato a una cosa in cui ci si potesse rivedere qualsiasi persona di qualsiasi età, insomma, e quindi in questo caso si parla di un conflitto interiore nato appunto da una situazione che abbiamo vissuto. E poi per quanto riguarda gli altri pezzi, non solo, diciamo che non solo parlano di relazioni anche magari che non fanno parte del gruppo, ecco, sono anche fotografie, immagini della realtà, ecco, cioè almeno quello è quello che puntiamo a fare, insomma. Senti, voi siete prego. Ti volevo chiedere invece dove nascono le canzoni, cioè i vostri testi, la vostra musica, avete una sala prove oppure dove capita? Allora, io e Alessandro, è una cosa magari anche un po' infantile, però ne sono fiero, e nascono spontaneamente nella cameretta di Ale, quindi è una cosa secondo me molto genuina. Sì, è davvero bello. Senti Fabrizio, una domanda. Tu sei il capellone o quello con la barba? No, lui è con i capelli lunghi, è il chitarrista. È il capellone. È il chitarrista. Perché stiamo mandando in diretta Facebook la foto, la vostra foto. Alessandro Marino è il vocalist, il frontman, è così si chiamano. Il frontman è colui che canta, e invece Fabrizio Belli è colui che suona. Abbiamo parlato di Parole di Vetro, che è il primo singolo di esordio della ditta Marinelli, è pubblicato nel... È stato pubblicato proprio 2 settimane fa, precisamente il 2 luglio. Quindi fresco fresco, adesso ce lo guardiamo, perché noi abbiamo il video, quindi guardiamo il video, poi parliamo un attimo di questa canzone, e chiaramente vi auguriamo un futuro eccellente, poi ci dici quali sono i progetti futuri della ditta Marinelli, e soprattutto quando uscirà l'album della ditta Marinelli oppure un altro singolo che voi metterete sulle piattaforme social. Adesso ci ascoltiamo Parole di Vetro, ditta Marinelli, Alessandro Marino alla voce e Fabrizio Belli alla chitarra. E allora te ne vai tra le parole, il vento e la polvere. Giusto il tempo di capire che eravamo liberi, corpi uniti da un'unica voglia di amare la vita su questa terra. Arida nuda, si muove lenta, la tua mano sul viso asciuga la brezza e ora mentre balla, parole di vetro, sorreggono l'ebro sopra il filo sobre la vida.
piove, sarà benzina al suo dolore, ma lo sangue che lo fa cantare. E se non vuoi dargli peso alle parole che ti ho detto, le porterà via. Ecco che come il vento arriva e se ne va, se ne va, se ne va. E ora mentre balla, parole di vetro, sorreggono l'ebro sopra il filo del rasoio. Lo vedo attraverso il suo velo di ego, uno spirito libero da questo rumore, rumore, rumore. Tornati in diretta su Stazione 41, Music Room, dalle 22 alle 24 con la ditta Marinelli. Volevo ringraziare Foxy la regia e Marco la regia anche per questa sera in diretta su Stazione 41, che ripeto ancora una volta potete ascoltare sul sito internet, potete ascoltare dalla nostra app che vi invitiamo tutti quanti a scaricare, ma potete anche guardarci, ascoltare la musica e la diretta live direttamente sulla pagina di Facebook di Stazione 41, che vi invitiamo a condividere con i vostri amici. Fabrizio, sei ancora in linea? Eccoci, eccoci. Allora Fabrizio, abbiamo ascoltato e abbiamo visto il video del nuovo, il primo cuffia, singolo. C'è qualche cuffia un po' troppo alta. Parole di vetro, parole di vetro. Intanto tu regola e sistema quella che potrebbe essere l'audio. Parole di vetro, che comunque è un narra di un rapporto tossico, conflittuale tra questi due giovani ragazzi. Intanto dici chi sono questi due giovani ragazzi. Allora, diciamo che sì, il video che è stato girato intanto da Federica Lecce e da Rodolfo Mannara, che ringrazio perché è stato veramente un lavoro incredibile, si sono messi in gioco come se fossimo due professionisti, cosa che ovviamente non siamo, quindi li ringrazio. Intanto il videoclip diciamo che è una parafrasi di quello che volevamo dire noi, perché sostanzialmente il rapporto tossico in verità era un rapporto che in ogni persona, quindi una divisione del proprio io in due parti, che nel video è rappresentato da questa relazione tra Irene Dall'Olio, che è l'attrice che saluto, e Alessandro, che rappresenta questa figura che piano piano nel video tende a scomparire. Quindi c'è lo spirito libero di Irene, magari esatto, privo di inibizioni, esatto. E invece più riflessivo e più moderato è quella la figura di Alessandro Marino. Esatto, e sono sostanzialmente queste due le due anime che vengono, diciamo che si riuniscono all'interno di ognuno di noi, quindi una parte più spensierata e magari più, se vogliamo, fantasiosa e creativa, e dall'altra una parte più riflessiva e più attenta, ecco. Senti, il duo è sicuramente romano, perché si sente dalla tua pronuncia, e sicuramente sì, esatto, anche Alessandro Marino è romano, però il video l'abbiamo visto subito, l'ho riconosciuto subito, è girato a Bologna. Si vedono i portici classici di Bologna, quelli storici di Bologna. Perché proprio Bologna avete scelto come città per girare il video? Allora, Bologna intanto è stata una grandissima scoperta, perché Alessandro non c'eravamo mai stati e ci siamo trovati veramente bene. È una città, cioè, che sprizza arte da tutti i pori, insomma, è piena di giovani, c'è cioè un movimento artistico ben consolidato, cosa che a Roma sicuramente c'è, però Roma è una città più dispersiva, Bologna è molto più contenuta, è una città che si raccoglie in pochi metri quadri, e quindi questa cosa, insomma, ci è piaciuta molto. E Bologna è stata, in verità è stata una cosa abbastanza casuale, perché appunto ci hanno consigliato questi ragazzi che facevano videoclip veramente molto belli, e noi abbiamo seguito il consiglio che ci è stato dato e siamo andati a Bologna a girarlo, ed è stata una bellissima esperienza. Poi Bologna è una città che sicuramente ispira molto, quindi è stata un bel ritrovo. Bene, sono contento per questo video, molto, molto carino, molto bello il video, anche molto brava l'attrice, la protagonista. Senti, in questo periodo di lockdown, che tra l'altro state vivendo anche adesso in questo momento, perché esatto, Alessandro Marino è a casa sua e probabilmente starà ascoltando la radio e il programma e l'intervista, tu sei a casa tua, ma
propriamente nel classico periodo di lockdown, come l'avete vissuto? Che cosa avete fatto? Vi siete organizzati? Avete scritto? Avete fatto qualcosa di particolare? Allora, diciamo che io e Alessandro abbiamo vissuto gran parte del lockdown insieme, quindi siamo riusciti a scrivere lo stesso e questa è stata secondo me un'ottima idea, quindi ci siamo raccolti, abbiamo preso tutte le nostre energie, tutte le nostre idee e le abbiamo appunto messe nella scrittura e da qui è nato questo singolo, ma molti altri che poi usciranno più in là. E è stato un periodo ovviamente tragico, non c'è da dire, insomma è ovvio questo, però noi siamo riusciti insomma a rivoltarlo a nostro favore in qualche modo e siamo riusciti a insomma convogliare tutte le energie in questo progetto e ci ha servito magari come momento di riflessione. Senti, questo è il primo disco che voi, il primo brano che voi avete immesso sui social. Quando il prossimo brano? A quando l'uscita? Allora, e quando sarà il progetto futuro dell'album? Probabilmente il prossimo singolo sarà a settembre, forse inizio ottobre. È già tutto, ovviamente è già tutto pronto. Diciamo che questo pezzo è stato fatto con la produzione di Matteo Costanzo, che ovviamente salutiamo, e è stata una bella esperienza perché è una persona insomma di professione, già avviata sia come artista singolo che come produttore, e ci ha aiutato molto a mettere insomma i paletti su quello che doveva essere il brano, che era nato in tutt'altra natura, era un brano prettamente acustico, quindi non aveva tutta questa influenza elettronica che invece è stata insomma data da Matteo, e quindi se vogliamo l'ha un po' svecchiato, perché Alessandro abbiamo dei riferimenti, come dicevo prima, sia autorali, la parte autorale è di mia competenza, mentre la parte melodica è di Ale, molto ben precisi, quindi cantautorato, e Matteo è riuscito, se vogliamo, a dargli un'impronta più moderna. E per quanto riguarda i prossimi lavori, appunto abbiamo già in mente con quale produttore insomma svolgerli. E diciamo che sono sicuramente pezzi molto diversi da questo, sono pezzi molto più, se vogliamo, elettronici e pop, urban pop li definirei. E per quanto riguarda l'album, contiamo di farlo uscire per fine anno. Quindi un progetti a breve, proprio tra settembre, ottobre e fine anno l'album. Sì, vorremmo fare una cosa insomma fatta bene, ecco, quindi visto che le idee ci sono e i testi e le canzoni sono stati tutti completati, vorremmo finire. Quindi ce l'avete già nel cassetto? Esatto, tutti i brani che formeranno l'album, quindi siete pronti, esatto. Quasi gli ultimi ritocchi ai brani e poi pubblicate il secondo brano e poi infine l'album a fine dicembre, a fine anno 2021. Esatto, diciamo che manca il vestito, quello che Matteo è riuscito a dare su questo brano, che ci è servito molto, ora stiamo cercando di farlo sugli altri brani, ecco. Senti, ma chi è che in realtà scrive, in realtà compone musica? Cioè chi è che dà le parole e la musica? Siete insieme? Fate parte di uno stesso gruppo? Cioè nel senso entrambi partecipate alla composizione delle parole della musica? Oppure c'è il testo viene scritto da te o da Alessandro e la musica anziché da Alessandro da te? Allora, diciamo che appunto il nostro rapporto è abbastanza simbiotico, quindi in linea di massima scriviamo insieme, questa penso sia la cosa più rilevante, insomma, che a me dà più soddisfazione, quindi trovare una persona con cui ci si trova subito, non c'è tanto bisogno insomma di parlare o decidere, però in linea di massima sì, il testo è insomma più di mia competenza, quindi la parte autorale, e la parte melodica invece più di Alessandro Marino. Bene, sì, esatto. Progetti futuri l'abbiamo già detti. Dove ti possono trovare? Dove vi possono trovare più che altro? Ditta Marinelli si può trovare su YouTube? Allora, sicuramente su tutte le piattaforme digitali, quindi Instagram, Facebook, YouTube, Amazon Music, YouTube, ovvio, come abbiamo già detto, Deezer, siamo su tutte le piattaforme. E per quanto riguarda il profilo più attivo è sicuramente quello di Instagram. E quindi lì vi possiamo, anche vi possiamo Spotify, trovare ovviamente. Come Ditta Marinelli. Senti, esatto. I social sono importanti per voi o comunque vada è uno strumento indispensabile per la musica ma non è piaciuto da voi? Allora, diciamo che questa è una domanda molto importante, perché allora, come noi siamo, cioè, da questo punto di vista
siamo un po' anacronistici, non siamo di questo tempo, nel senso siamo molto analogici, però riconosciamo il fatto che i social siano un mezzo di comunicazione importantissimo e per questo ci stiamo mettendo sotto per far sì che le cose vadano bene anche da quel punto di vista. Per quanto riguarda poi i nostri gusti personali, ovviamente noi preferiremmo che la musica fosse più, insomma, più ascoltata che vista, però bisogna anche adattarsi al periodo storico in cui si vive, quindi stiamo cercando di fare tesoro anche di questi nuovi mezzi di comunicazione. Bene, noi ti ringraziamo Fabrizio, ti aspettiamo a dicembre, a questo punto qui ti rinviteremo a dicembre con un album già pronto, già bello che fatto. Quanti brani conterrà l'album? Circa una decina. Quindi possiamo dedicare interamente la trasmissione, l'appuntamento alla ditta Marinelli a dicembre quando uscirà l'album. Abbiamo già i contatti della ditta Marinelli, abbiamo i contatti anche di colei che ha sponsorizzato la ditta Marinelli questa sera. La salutiamo chiaramente, D'Avena, la salutiamo perché ci ha proposto la ditta Marinelli ed è stata una grossa sorpresa per noi ascoltare questo rock inglese, questo pop, un po' retro questo vostro brano che riecheggia un po' quelli che sono i ritmi del rock inglese, del pop romantico inglese. Sì, io volevo ringraziare la squadra che di noi, in quale sicuramente non saremmo andati lontani, quindi ringrazio ovviamente Marissa e tutta la squadra, veramente impeccabili. Grazie a tutti, anche alla radio, agli ascoltatori che insomma ci avete permesso di poter portare un po' della nostra musica. Grazie a te Fabrizio, salutaci Alessandro Marino, anzi lo salutiamo perché sicuramente sarà in ascolto, e quindi salutiamo Alessandro Marino, salutiamo tutti i vostri fan, vi auguriamo un futuro roseo e meraviglioso, noi ci ritroviamo a dicembre 2021 quando uscirà il vostro nuovo album. Grazie Fabrizio e auguri a tutti e due voi. Grazie mille, grazie a tutti, buona serata. Bentornati ancora una volta a Music Room in diretta, live musica, musica live da Stazione 41 e da Music Room ovviamente. Grazie a Foxy ancora la regia, grazie a Marco, grazie a Gioia Pagliarici. Buonasera. Che non ti avevo presentato prima. Ciao, grazie a tutti coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento perché abbiamo ascoltato il nuovo singolo, il primo singolo del gruppo Ditta Marinelli che si intitola Parole di Vetro e adesso abbiamo in linea un altro partecipante, un altro musicista, un altro grande artista che ci presenta i suoi brani anche questa sera. Si chiama Renesto, Roberto Renesto, in arte Renesto, nato a Ferrara, pianista, fisarmonicista, autore e compositore, membro fin dal 1989 del gruppo Strike. Ciao Roberto!
Eccomi qua, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ben trovato e benvenuto al nostro appuntamento live di Stazione 41. Noi siamo felici di ospitarti questa notte fatta di musica live su Stazione 41. Senti, la prima domanda che ti faccio, pensavo che Renesto in realtà fosse uno pseudonimo, ma in realtà tu ti chiami veramente Roberto Renesto. Quindi tu sì, hai... Non ho fatto un grande sforzo di... No, assolutamente, non hai fatto grosso sforzo. Grande. No, è venuto fuori perché comunque il nome, il cognome ha un po' un'assonanza, no, con un nome, sembra quasi un nome. Infatti tanti si confondono, mi chiamano Ernesto. Quindi tante volte viene più facile chiamarmi Renesto piuttosto che Roberto. E da lì ho fatto l'abitudine, quindi quando ho deciso di uscire come solista mi è stato facile dire vabbè, come mi devo chiamare, non è che ci inventiamo cose particolari, mi chiamo con il cognome, mi chiamano, esatto, con il cognome che ci ha dato papà, insomma. Esatto. Senti, tu hai iniziato la tua attività musicale molto tempo fa, con quale strumento? Io parto dalla tastiera, dal pianoforte, mi sono avvicinato poi alla fisarmonica per vari motivi, e diciamo che forse è la fisarmonica che si è avvicinata a me, e poi sono ritornato, è un po' onestamente che non la spolvero ma non la suono, e sono tornato poi alla pianoforte, alle produzioni, al computer, tutte queste cose, i sintetizzatori. Quindi comunque io nasco come tastierista pianista. Ma perché la fisarmonica? Cioè, una curiosità personale, perché dal pianoforte alla fisarmonica? Guarda, la fisarmonica è nata sicuramente un po' per caso, è uno strumento assolutamente evocativo, quindi quando la senti ti apre il cuore. Noi qui in Emilia, visto che io sono di Ferrara, vivo a Ferrara, l'ascoltavamo quando ancora c'erano le feste dell'unità nelle balere, quindi la fisarmonica è questo strumento che ci, tra virgolette, perseguitava per le notti bollenti estive, e trovai affascinante questo strumento perché in un viaggio a Parigi, in una mini tournée con gli Strike, il mio gruppo storico, organizzato da Manu Chao in Francia, quindi Digione, Lione, Parigi, altri posti, scoprì questo gruppo dei primi anni 90 che si chiamano Le Negres Vertes, che facevano musica Rai, quindi contaminata con la musica del Maghreb e la fisarmonica. Io rimasi letteralmente affascinato da questo modo di suonare la fisarmonica, che era completamente diverso da quello che avevo sempre sentito io nelle balere. E da lì mi sono avvicinato, mi ha rapito e ho iniziato a studiarla, e poi anche con la band, con gli Strike, l'ho poi proposta anche dal vivo, nei dischi. Questo è il mio strano amore con la fisarmonica. Per la fisarmonica. Comunque hai partecipato anche a centinaia di live fino ad oggi insieme al gruppo Strike, che si è costituito nei primi anni 90. Tra i primi anni 90, diciamo, gli Strike era un gruppo sicuramente molto conosciuto, era un altro mondo, insieme ad Africa Unite, After Hours, Casino Royale, tantissime band che venivano dalla stessa etichetta discografica che era la Vox Pop, e suonammo tantissimo in Italia, anche in Europa. Poi mi sono avvicinato anche alla musica latina, suonando il pianoforte, lavorando con degli artisti colombiani che vennero ad abitare qua tra Ferrara e Bologna, quindi anche lì ho suonato tantissimo anche con loro il pianoforte, musica latinoamericana, quindi salsa, son cubano, latin jazz,
E poi nel 2018, visto che la passione per la scrittura non mi è mai mancata, ho deciso di provare ad interpretare, esatto, le cose che scrivevo. Allora, noi partiamo dalla fine, cioè dal tuo nuovo singolo, poi ritorniamo indietro con la tua attività musicale. Adesso ci sentiamo, poi lo commentiamo, poi ci racconti un po' perché il titolo Quasi 50 anni, perché questo titolo, come hai iniziato a scrivere. Adesso questo è l'ultimo singolo, quindi noi te lo facciamo vedere, lo facciamo vedere anche ai nostri radioascoltatori, perché abbiamo il video Quasi 50 anni, il nuovo singolo di Renesto, pubblicato nel 2021. Adesso mi sembra, no? Una settimana fa. Una settimana fa, quindi fresco fresco ve lo facciamo sentire, esatto. Non in anteprima, però siamo quasi in anteprima su Stazione 41 per vedere il video di Renesto, che potete comunque, di Roberto, chiamiamo Roberto, che potete comunque tranquillamente ascoltare sui canali social di Renesto e anche su YouTube. Sentiamo e vediamo il video di Quasi 50 anni. Sono quasi 50 anni che ti cerco. Certo, proprio non ho voglia di fermarmi ora. Ci siamo sfiorati tra gli Invicta e le Replays, i Levi's 501 ed Happy Days. Sono quasi 50 anni che ti cerco e non ho voglia di aggrapparmi ad un'altra scusa. Ci siamo sfiorati tra gli odori umidi di un 6, tra le onde alcoliche di un bar. Piedi nudi sopra il sole ci si scotta. Se siamo vivi non è un caso, dammi retta. E ci molliamo per avere troppa fretta. Ci siamo sfiorati nelle notti spiagge tra i falò, sui gradini di una curva, sulla pelle tanta strada da fare. Tra le labbra l'arcobaleno, ho tutti i tuoi vestiti sparsi dentro casa. Per trovarli adesso serve quasi un mese. Il bomber, le Superga, la 7-Up. Ti ho incrociata senza prenderti per mano. E sono quasi 50 anni che ti aspetto. Le colazioni all'alba ferme all'autogrill. Lo shampoo per capelli alla mela verde. Quant'anni che ti aspetto, tra le dita un amoratti per sembrare più grande, ed un bicchiere per sembrare più forte, per non farmi dire di no. Infila la cabina del telefono, in mangia dischi alle feste nei garage. Ci siamo avvicinati senza prenderci. Vestiti spazi dentro casa, che per trovarli adesso serve più di un mese. Serve più di un mese. L'universo è troppo piccolo per tenerci lontani, per non stare vicini. L'universo è troppo piccolo. Lontani per non stare vicini, la vita ci ha fottuto ancora. Roberto Renesto con Quasi 50 anni, autobiografico, Roberto? Ma diciamo che tutto quello che scrivo è riferito, diciamo, a ciò che vivo, quindi mi guardo intorno e poi traduco le immagini in parole, in musica. Quindi diciamo di sì. Poi io credo che poi la storia sia, tra virgolette, comune, quindi tutto quello che succede a me poi prima o poi, o è successo, succederà a chi mi sta intorno e a tutti. E quasi 50 anni, sì, è la ricerca di questo qualcosa, che in questo caso ho usato come espediente un amore, per parlare di una ricerca di un qualcosa che ci completa, che però non è detto che poi troviamo, quindi dobbiamo anche avere la consapevolezza che quello che cerchiamo per una vita non è detto che arrivi.
ovviamente non ci deve distogliere dal fatto di provare a perseguirlo sempre, un sogno, un qualcosa che noi vogliamo fortemente, però bisogna essere consapevoli che tante volte non arriva, magari arriva qualcos'altro inaspettato, che magari non cercavamo, ma che poi ci cambia la vita. Comunque abbiamo visto il video, molto bello il video con te al pianoforte. Nel frattempo ci ha raggiunto a Music Room Beatrice Bellabarba. Ciao Bea. Ciao. Ben trovata. Chiaramente possiamo tranquillamente parlare. Ecco, se comunque puoi aprire il microfono a Bea, può parlare anche lei. Sì, adesso giustamente lui... Non ha aperto il microfono a Bea, non può parlare. Ecco, è aperto, aperto. Ciao Roberto. Sono finalmente giunta a destinazione. Ben arrivata. Grazie molto. La tua voce è molto rassicurante. L'avevo già ascoltata in questi giorni perché mi sono ascoltata il tuo pezzo, questo che abbiamo appena condiviso con tutti i nostri radioascoltatori, e l'ho trovato molto interessante, molto bella la tua voce, e hai questo modo di parlare e di porre la voce, di regalare la voce al pubblico che è come un abbraccio, e quindi bello. Guarda, è uno dei più bei complimenti che mi abbia mai fatto, quindi grazie. Caro, grazie a te. Ti batte il cuore, grazie. Roberto, passo io, non ti faccio i complimenti, poi ti rifarò alla fine, no, chiaramente. Adesso io ti faccio l'intervista. No, se no poi mi monto la testa. No, assolutamente, dai, tranquillo. Beatrice è dedicata ai complimenti. Certo. Bea è dedicata all'aspetto tecnico, io più che altro all'aspetto formale di un'intervista, okay, così per conoscere il nostro ospite e la musica del nostro ospite. Volevo chiederti una cosa, anzi una domanda che ho fatto anche alla ditta Marina. La faccio anche a te. Ci presenti per favore Roberto Renesto? Ma Roberto Renesto è un poco più che adolescente musicista, perché alla fine io mi reputo quello, non mi reputo un cantante, ma mi reputo comunque un musicista di Ferrara. Io la musica è sempre stata per me la cosa forse più importante della mia vita, ciò che mi ha permesso poi di realizzarmi, ciò che mi tiene compagnia nei momenti di solitudine, quindi io devo tantissimo alla musica, al mio modo di esprimermi attraverso questo mezzo. Io sono non vedente, quindi comunque forse c'è qualcosa che ancora di più, no? Mancandomi un senso così importante, la musica mi dà tanto, mi dà tantissimo, mi ha dato tanto anche nel modo di pormi e di rendermi autonomo nella vita, e quindi sono assolutamente contento di aver intrapreso questo percorso con questa compagna di viaggio. Che poi non ci tradisce mai, no? Perché c'è sempre. Credo che sia una delle poche cose che alla fine non ti tradisce mai. Sì. Senti, volevo chiederti qual è il bagaglio musicale che ti sei portato dietro dopo l'uscita dagli Strike? Beh, il bagaglio musicale è enorme. Io comunque ho fatto un percorso con i ragazzi che è comunque indelebile, no? Lo porto sotto la pelle, quindi io non sarei quello che sono adesso se non avessi intrapreso nel lontano 89 questo percorso meraviglioso. Con loro, essendo una band molto numerosa, con fiati, più strumenti, percussioni, varie chitarre, ho imparato tanto anche ad arrangiare, quindi questa cosa qui poi me la sono portata dietro, perché vabbè, vuoi per impegno e per comunque forse anche capacità innate, mi ha dato la possibilità di arrivare proprio a riuscire ad arrangiare brani complessi con più strumenti, e anche poi sono passato
alla produzione, tra virgolette. Gli ultimi due lavori fatti del gruppo, che sono usciti nel 2015 con un doppio album, Havana, Kingston, Ferrara, New York, e nel 2019 con Tutto da rifare, sono stato anche produttore dei due album. È stata un'esperienza, secondo me, di crescita fondamentale per me. E da lì poi, con la scrittura, ho iniziato poi a provare ad interpretare le robe che scrivevo, le canzoni che scrivevo, e siamo qui, ecco, a parlare di me con voi in questo momento. Io volevo chiederti, Roberto, come nascono i tuoi brani? C'è un posto preciso dove nascono, oppure dove capita? Ma guarda, non c'è un posto preciso, nel senso che nascono in due modi principali: o al pianoforte, quindi mi metto a suonare cose, anche brani di altri, standard jazz, così, e mettendo le mani sul pianoforte mi vengono dei giri armonici sui quali poi la mia mente spazia e inizio a trovarci anche qualche melodia, oppure vengono in una maniera totalmente assurda, che è facendo attività fisica. Tante cose mi sono uscite per dire che in palestra, non so perché, forse perché riesco ad isolarmi in quel momento. Bello. Pensando all'esercizio fisico e basta, non considerando niente di quello che ho intorno, mi sono venuti tantissimi testi, per esempio, in questo modo, quindi facendo un'attività fisica. Io sono un grande appassionato di attività fisica, quindi comunque questa cosa qui si vede che mi porta anche a far affiorare dall'inconscio qualche immagine, che poi traduco con le parole, ecco. E adesso aspetta che ti interrompo, perché stiamo chiacchierando un po' troppo, chiaramente facciamo tantissime domande, io capisco che vogliamo conoscere tutto della vita, dell'attività musicale. Fermatemi quando parlo troppo, perché sono molto prolisso e un chiacchierone. Infatti quindi... ho fermato io, ma ho fermato anche loro che volevano già chiederti e farti altre domande. Per, come avevamo detto, abbiamo sentito l'ultimo brano di Roberto Renesto, ma adesso ascoltiamo il primo brano, che è La migliore hit sulla luna. Poi la commentiamo insieme. Non è soltanto un brano audio, ma è anche un video che possiamo vedere sulla pagina Facebook. E mi raccomando, condividete la pagina di Facebook con i vostri amici. L'hai già fatto, Beatrice? Vado subito. Vai subito. Gioia l'hai fatto fin dall'inizio. Paolo l'ha fatto, io l'ho fatto. Quindi condividete la pagina di Facebook di Stazione 41 e adesso ci vediamo questo meraviglioso video, La migliore hit sulla luna. E se domani non ci fosse più tempo per salutarti, stringerti forte o rimanere lì a guardarti per ore dentro un'estate che brucia il sole? Più tempo, il solito caffè per ridere di noi, per rimanere almeno un'ora senza un cliché, rallento il cuore per raggiungerti, se fosse tardi cadrei nell'idea di contare i giorni spenti, unico modo per cogliere l'essenza e sfiorare i sogni solo con una rosa. Tu dimmi che ci sei, saremo la migliore hit sulla luna, anche se il turno valerà come se fosse l'ultimo ora. Tu dimmi che ci sei, cammineremo sopra il tetto del mondo, anche una notte basterà come se fosse l'ultima ora. Tu dimmi che ci sei.
se fosse l'ultima ora. Tu dimmi che ci sei. Cammineremo sopra il tetto del mondo, perché una notte basterà. Come se fosse l'ultima ora. Come se fosse l'ultima ora. Come se fosse l'ultima aurora. È come se non ci fosse più il tempo per il nostro silenzio. Tu dimmi che ci sei. Saremo la migliore hit sulla luna, anche Saturno ballerà. Come se fosse l'ultima aurora. Tu dimmi che ci sei. Camminerò sopra il tetto del mondo, anche una notte basterà. Come se fosse l'ultima aurora. Tu dimmi che ci sei. Saremo la migliore hit sulla luna, anche Saturno ballerà. Come se fosse l'ultima aurora. Tu dimmi che ci sei. Camminiamo sopra il tetto del mondo, anche una notte basterà. Come se fosse l'ultima aurora. Tu dimmi che ci sei. Saremo la migliore hit sulla luna. Tu dimmi che ci sei. Saremo la migliore hit sulla luna. Eccoci, abbiamo terminato il video. La migliore hit sulla luna è conclusa così. Senti, Roberto, un po' bizzarro questo video. Ce lo vuoi raccontare? Ma sì, è nato sinceramente un po' per caso, perché l'abbiamo girato ad ottobre e che qui a Ferrara c'è già abbastanza alle porte dell'autunno, quindi c'è già freschino. E la scena era che dovevo girare una parte dentro questa vasca idromassaggio che è su un attico dove comunque vivo, e con i ragazzi, con il regista e l'aiuto regista ho fatto la battuta: ma io ho freddo andare dentro nell'acqua adesso, l'unica cosa sarebbe andarci vestito. E non l'avessi mai detto, quindi assolutamente sì, facciamo questa cosa. E quindi abbiamo girato il video nella vasca in sì, giacca. Ma non è soltanto questo, magari la bizzarria del video, c'è anche tu canti il brano con una piccola pianola e stringi in mano dei giocattoli, ad esempio. Sì, se vedi anche racconto quello che canto ad un fiore finto. Sì, sì. Sì dai, diciamo che era tutta un'atmosfera abbastanza giocosa e goliardica, quindi volevamo dare un minimo di contrasto con comunque il testo, che non dico sia impegnato perché è una parola grossa, ma parla un po' di quello che ci può succedere, quindi di cercare di cogliere le cose belle che ci succedono in questo momento, perché magari domani non si sa se avremo tempo di farle. E quindi abbiamo voluto dare un contrasto con questi giocattoli, con queste cose carine, simpatiche, un po' infantili se vuoi, ma che secondo noi stavano bene col contrasto, insomma, del testo. Senti, volevo chiederti un'altra cosa. Tu hai detto metaforicamente questo brano è ambientato sopra il tetto del mondo, perché? Ma guarda, metaforicamente sì, ma anche no, nel senso che è stato girato appunto in questo attico sopra Ferrara, dove davvero vedi tutta la città, perché il palazzo, a parte il grattacielo, è il palazzo più alto. Quindi da lì è venuta fuori questa frase: ah, ma qui siamo sul tetto del mondo. E quindi è una metafora sì, ma non solo, cioè, quindi è reale, insomma, è proprio al di sopra di tutti i tetti di Ferrara, quindi sopra il tetto, esatto, del mondo. Quindi non, esatto, è soltanto metaforico, ma anche reale, è una cosa reale.
se in quel momento lì Ferrara per me poteva essere il mondo, diciamo che ero sul tetto. Eri sopra il tetto del mondo. Questo è il secondo album, secondo brano, scusami, che fa parte del tuo album intitolato, dicelo tu. Come stiamo andando? Stiamo andando bene, dobbiamo dire che stiamo andando molto bene. Che faccio anche agli ascoltatori. Questa sera stiamo andando bene, ma tu come sei andato questo periodo di lockdown? Io sto andando alla grande, ecco. Io in questo momento sto molto bene perché ho trovato persone con le quali parlare, mi trovo bene e quindi sto alla grande. Poi l'estate a me piace, io d'estate sono come una scala, no? mi metto a sfregare le mani, a fare rumori e a godere del caldo e delle belle giornate. E quindi sto bene, dai, è un periodo positivo. Quindi con il sole, con il caldo ti fa sviluppare la voglia di suonare, di cantare, ma anche di comporre, sì. Speriamo. Sì, assolutamente sì. Diciamo che credo che sia per tanti così, no? La luce, l'estate, il caldo, ti viene voglia di fare le cose, poi venendo da un periodo assolutamente buio e nero come quello che abbiamo trascorso in questo ultimo anno e mezzo, secondo me avevamo bisogno, no, di spogliarci, di stare un po' al sole, di sentire un po' la vita sulla pelle che ci penetra dentro, quindi dai. Quindi estate, diciamo, come metafora anche di una cosa buona, bella, di una cosa allegra che ci piace, sì, giusto? Sì, io direi proprio di sì, quindi io sto andando bene, spero, spero anche per voi. Sì, quindi Beatrice ha preso subito metafora e non metafora, quindi estate come metafora ma estate come realtà, vera? Sì. Sì, certo, ma guarda, a me piace molto anche partire dal reale, no? Dalla vita quotidiana, per poi astrarre, no? E cercare di avere dei pensieri che vanno al di là, insomma, del quotidiano e dell'ovvio. E questa cosa è un gioco per me, no? È un po' giocare anche con le parole, mi diverte un sacco. Senti, qual è la parola magica, più magica, che hai messo nel tuo album? Ma guarda, chi non vorrebbe con solo una parola far accadere ciò che magari sembra impossibile? Già. E quindi io dico abracadabra. E allora noi diciamo abracadabra. Giorni lunghi senza cielo, sguardi densi, solo rabbia, porte chiuse, zero alibi. Chissà cosa ci faccio qui. Non si mangia e non si dorme, poche storie, testa bassa, occhi aperti ma la bocca chiusa, tutti zitti e stop. Non c'è aria, non respiro, qui è nulla come sembra. Tanto tempo per far niente, serve tutto e costa caro. Stringo i nodi alle lenzuola, via provarchi a mani nude, solo insetti sulla pelle, chissà come uscirò da qui. Abracadabra, ali caffè, ecco la magia per scappare via dai labirinti elettronici, da questo finto mondo. Sono pronto, chissà come uscirò da qui. E allora
Abracadabra. Abracadabra, stazione 41 Music Room, questa sera con Renesto, un cantautore veramente da leccarsi le orecchie. Abbiamo appena ascoltato un pezzo dal titolo emblematico, Abracadabra, e chiediamo direttamente a lui, vogliamo ascoltarlo dalla sua voce meravigliosa, una spiegazione, perché Abracadabra e non Pim Pum Pam, per esempio? Beh, intanto Abracadabra è una formula magica che io mi porto dentro fin da quando ero ragazzino e vidi il cartone animato di Walt Disney, no? La spada nella roccia, sì. Quindi si vede che questa cosa qui mi è rimasta dentro. Volevo trovare un modo, una formula magica per esprimere il concetto di cercare di uscire da una condizione quando sembra impossibile farlo. Quindi cosa ci rimane che dire una parola magica e che le cose cambino da un momento all'altro, e quindi mi è riaffiorato alla mente questo cartone e Abracadabra Malacavet e si fa la magia, sì. Come un pensiero magico, insomma, e ci porti via. Sì, E quindi niente, da qui sono partito, da questa cosa, poi per il testo, se uno lo scompone, lo legge magari senza sentirlo, ci sono tanti riferimenti alla condizione nelle carceri. Quindi io sono sempre stato vicino ai movimenti radicali, quindi a Nessuno Tocchi Caino, e da lì mi è venuta questa similitudine, no? Di vedere me stesso, o comunque chi mi sta intorno, come chiuso in una gabbia e che non riesce ad uscirne, quindi doveva trovare un modo, in questo caso una via di fuga, una formula magica, sì. per uscire dalla condizione attuale. E questa è una cosa meravigliosa, Roberto, perché non si parla molto spesso, non è cosa comune, no? Affrontare certi temi, e veramente l'abbiamo proprio vissuto sulla nostra pelle negli ultimi 2 anni, cosa voglia dire essere in trappola, non potersi muovere, non poter uscire, avere il corpo intrappolato, ma soprattutto alla fine anche la mente, anche i nostri pensieri. Mi è capitato, non so se puoi condividere questa sensazione, mi è capitato di stare in mezzo alla gente per motivi di lavoro ultimamente, e non riuscivo a far alzare le persone dalla sedia, nonostante la musica fosse accattivante, nonostante si potesse in qualche modo partecipare. La gente era terrorizzata e ecco, non so che cosa... Ma guarda, questa qui è una cosa che ho vissuto anch'io proprio personalmente, nel senso che e ti fa pensare come l'essere umano sia davvero, forse più addirittura, si adatti meglio dei topi a qualsiasi condizione, nel senso che il fatto di stare chiusi, di stare da soli, di ridurre al minimo i contatti con gli altri esseri umani, ci ha assopiti, come no? Ci ha chiusi. Me ne sono reso conto poco tempo fa, perché per la prima volta dopo un sacco di tempo ho deciso di uscire e andarmi a fare una serata fuori, per locali, per bar, insomma niente di che, non è che frequento movide a 50 anni, però insomma mi volevo fare una serata diversa, ecco, sì, certo. Ma mi sentivo pesce fuor d'acqua, cioè per la prima mezz'ora, forse per la prima ora, ero veramente straniato, e io credo che questa sensazione l'abbiano avuta in tantissimi, e questa cosa mi ha dato un sacco da pensare, sì. Chissà dove l'uomo si spinge come spirito di adattamento. Io credo che se ci fanno vivere sotto un divano per 2 giorni, poi alla fine ci abituiamo e ci troviamo bene, ma questo non va bene, dobbiamo cercare di reagire e tornare a vivere con ovviamente tutte le precauzioni che ci vogliono, perché non dobbiamo sottovalutare
la situazione, se non vogliamo tornare a essere rinchiusi, ma dobbiamo cercare di uscire e tornare a vivere, perché poi come dico nella migliore hit sulla luna, e se domani non ci fosse più tempo, no. Bisogna farlo adesso. E certo, ovviamente. Senti, una domanda un po' scomoda, però non resisto, voglio fartela. Sei una persona molto intelligente e sensibile, quindi so che saprai rispondermi e farmi capire. La tua condizione particolare, diciamo, certo, ha riferimento, cioè trova una collocazione in questo testo che è scritto in Abracadabra? È un po' una prigione del corpo? Oppure invece ha un valore aggiunto, come dicevi allora, prima? Allora, è una bellissima chiave di lettura che tu stai dando, alla quale però io non avevo fatto riferimento. Okay. Però in questo momento mi ci fai pensare e ci può stare assolutamente. Però ti dico, in verità no, non avevo pensato a questa cosa, anche perché davvero sono pochissimi i momenti, non dico in una giornata, ma in un anno ai quali penso a questa cosa. Cioè, io non so perché, sarà stato sicuramente merito dei miei genitori, dell'educazione che mi è stata data, della massima libertà che mi è stata data fin da bambino. Io non penso mai a questa condizione. A meno che proprio non mi deva scontrare con problemi oggettivi, no? Che proprio pratici, non riesco a superare, e quindi chiedo aiuto alle persone che mi stanno intorno. Ma questa cosa è lontanissima dal mio quotidiano, diciamo. È una cosa bellissima, una risposta veramente inaspettata e che ha ancora più valore perché in questo momento ci lamentiamo tutti tanto, no? E invece sentire una persona che dice: per me questa non è un problema. Una grande lezione di vita. Senti, allora noi ci vediamo a questo punto e ci ascoltiamo Niente da perdere, e poi attendiamo la tua spiegazione. Ok, grazie. Perfetto. Yeah.
E non c'è niente da perdere, sono rientrato, eh. Però fatemi interloquire con i nostri radioascoltatori. Primo di tutti Stefano Storti, che dice: Renesto, grandissimo artista. Ancora Stefano Storti, che dice: state andando benissimo, complimenti e grazie. E poi c'è Stefania Benini, che sta guardando il video. Alessandro Lamberti, anche lui sta guardando il video di Roberto Renesto. Bravi ragazzi, abbiamo dei radioascoltatori, anzi tra l'altro possiamo invitarli ancora una volta, certo, a condividere la pagina di Facebook. Quindi condividete la pagina di Facebook con i vostri amici, in modo che così anche altre persone possono ascoltare e vedere i video di Roberto Renesto. Senti Roberto, abbiamo ascoltato questo tuo secondo singolo, no? Dopo la hit sulla Luna. Questo c'è Niente da perdere, il tuo secondo singolo, un brano con sonorità pop, diciamo, più allegra, ma che cosa cambia rispetto al primo brano che tu hai inciso, La migliore hit sulla Luna? Ma guarda, diciamo che è stato comunque registrato nello stesso momento, quindi il fatto di cambiare sonorità è proprio dentro di me. Sono sempre stato abituato a spaziare, no, tra i vari generi, quindi comunque per me fare due pezzi simili mi risulta già un po' ostico, quindi mi piace cambiare, diciamo, sì, un pezzo pop, funky pop, ma la curiosità è stata quella che pur essendo stato scritto prima è uscito all'inizio del primo lockdown, quindi il fatto di dire niente da perdere, non abbiamo più niente da perdere se si riparte da zero, sembrava quasi una predizione, non vorrei dire una maledizione perché non voglio essere così negativo, però è stato curioso e paradossale l'uscita di questo video. L'abbiamo girato a Ferrara, il giorno dopo hanno chiuso tutto, quindi siamo riusciti a girare praticamente l'ultimo giorno che si poteva stare in strada, quindi questa cosa ci ha dato molto da pensare, è stata curiosa. Poi il testo sembra quasi scritto apposta, ma non è così, non è stato scritto apposta. No, perché anche perché il testo l'avrai scritto prima del lockdown, quindi nessuno pensava nel mondo, ma in Italia, qui da noi, che ci potessero chiudere dentro casa per circa tre mesi senza mai uscire. Quindi un testo che proprio metaforicamente si addice, giusto? Sì, no, perché già metaforicamente mi piace, perché già ho incominciato a dire un brano da leccarsi le orecchie metaforicamente, perché non ci riusciremo mai, ma comprendiamo qual è il senso del brano. Quindi un brano molto più allegro. Pensavo fosse figurativa proprio la cosa. No, non ci riusciamo, ancora non ci siamo riusciti, però ci stiamo provando. Senti, okay. Quindi un brano molto più allegro rispetto alla migliore hit sulla Luna, sicuramente più pop. Un altro tipo di sonorità, parlando da musicista, accordi maggiori, quindi comunque tutto molto aperto. E volevo sottolineare l'interpretazione del video fatto da una bimba che si chiama Alicia, che secondo me è stata straordinaria, perché volevamo proprio dare l'idea, no, che se si riparte da zero è come tornare bambini, quindi di ripartire dall'innocenza, no, dal non avere pregiudizi su niente, e non abbiamo più niente da perdere, ovviamente, se ripartiamo da quella condizione di bambini. Quindi perché non ho visto è male. Tutto da costruire. Non ho visto male, alla fine tu ti metti in bocca un lecca-lecca, mi pare. Brava, esatto. ed è secondo me lecca-lecca il famoso ciupa-ciupa, no? Ciupa-ciupa, il simbolo, di quando eravamo bambini. Per l'infanzia. Io invece volevo chiederti, visto che abbiamo parlato di lockdown, è stato produttivo per te oppure non hai scritto nulla? No, non vi ho sentito bene, ragazzi, non so, è andata via la linea, boh. No, ci siamo. Si sente?
Ok, ok. Ok, volevo chiederti, visto che abbiamo parlato di lockdown, per te quel periodo è stato produttivo oppure no? Allora, sicuramente è stato negativissimo il primo mese, perché abituato com'ero a stare sempre in giro, io abito in centro, quindi mi piace uscire anche da solo, andare per i locali, conoscere persone, stare in mezzo alla gente. Questo sicuramente mi ha un po' destabilizzato. Quando ho preso coscienza della situazione, mi sono messo a scrivere, quindi questa cosa tra virgolette mi ha salvato, no? Il fatto di avere il mio computer, il mio pianoforte, le mie cose, io mi passavo le giornate e non me ne accorgevo, quindi alla fine mi è passato scrivendo un sacco di canzoni che poi saranno oggetto del prossimo lavoro che sto già... Eh sì, perché durante il lockdown ognuno ha svolto quell'attività che magari non aveva il tempo di fare, quindi anche tu ti sei messo sul piano e in maniera più assidua, giornaliera, per poter scrivere e suonare canzoni, quindi credo che tutti quanti abbiamo fatto qualcosa che volevamo fare ma che non avevamo il tempo di fare, e quindi ci siamo dedicati maggiormente alle nostre passioni, ai nostri desideri, a quello che volevamo fare e non siamo riusciti. Tu che hai fatto, Bea? Io ho mangiato sempre, infatti. Ecco, si Bea vede. Ha mangiato sempre. Allora, ancora Francesca Carandina, Ernesto sei il top, Francesca Carandina ancora sta guardando, Vincenzo Cinzia Recchioni sta guardando il video, poi c'è Franco Marzetti che sta guardando il nostro appuntamento di Music Room. Ma vogliamo proseguire questo filone di ottimismo? Sì, certo. Ecco, certo. Proseguiamo questo filone di ottimismo e allora va tutto bene, no, certo. Ernesto? Va tutto, dai, bene. Tutto bene. Va tutto bene. Alla grandissima. Ma è anche un'iniezione di ottimismo il titolo di questo brano. Poi ci spiegherai perché tutto bene, se l'hai composto durante il lockdown proprio per andare tutto bene, per essere positivo, oppure se era già preparato, era già nel cassetto e l'hai inserito nell'album. Dove sono le tue mani? Non le sento più. Chissà cosa stanno cercando, quali abbagli stringono, o si sono perse nei tuoi occhi, che hanno dentro il mondo. Dove sono le parole che scaldavano la mia? Sole
Siamo con Renesto a Music Room questa sera. È passata quasi più di un'ora di trasmissione, ma a noi sembra di aver iniziato 2 minuti fa. Le domande sono tantissime che vorremmo fargli e continueremo a farlo fino a che non ci sarà lo stop finale da parte della regia. Allora, Roberto, tutto bene? Che cos'è che va particolarmente bene nella tua vita in questo momento, qui ed ora? Allora, tutto bene è anche poi un modo di esorcizzare, no, le cose negative, nel senso che è bello dirlo, perché comunque ti dà una scossa elettrica, no, il fatto di ripeterti, ma dai, ma alla fine va tutto bene, può succedere comunque questo, quell'altro, cose che non vanno durante la giornata, però poi alla fine va tutto bene, perché poi ci svegliamo domattina di nuovo, no? Sì. Quindi questo è l'importante. Sì. E il senso della canzone è un po' questo, racconto comunque immagini, cose vissute che magari poi non ci sono più, ma alla fine va tutto bene, perché siamo qui anche stasera, siamo qui a chiacchierare, ci siamo conosciuti, è una bellissima serata, quindi va tutto bene. Quale canzone migliore per mettere, per esprimere questo concetto? È vero, hai ragione. Guarda, questa sera per me era una serata un po' fumantina, capita, no? A volte delle serate, sì, certo, in cui certo. Sembra non andare nulla bene. Però poi sono venuta qui e mi è venuto un sorriso. Le cose sono cambiate, ma è spesso così, anche a me capita. E scherzi, bello. Sì, ma basta un minimo dettaglio, un qualcosa che ti succede che ti cambia tutto. Quindi poi dici, ma chi se ne frega, ma perché devo stare a ragionare sulla negatività, ma guardiamo le cose belle che ci succedono intorno, che sono davvero tante, è solo che alla fine non le cogliamo. Sì. Io per primo, cioè, per non voglio insegnare niente a nessuno, io cerco solo di ragionare, e quando lo dico agli altri lo dico anche poi per me stesso. È vero, è vero. E sarebbe un mantra quasi questo, no? Da ripetere continuamente. Certo, certo. Però bisogna crederci veramente. A volte capita, no, che ci si incontra con qualcuno che non è neanche così tanto amico e ci chieda come va. Per economia si risponde tutto bene, poi magari dentro, no? Cioè, sì, è anche un po' così, bisogna convincersi che bisogna rispondere in modo sincero, quindi va tutto bene, ma perché così. Io credo che il destino sia nelle nostre mani, no? Quindi anche la condizione di felicità dipenda anche da noi e non solo da quello che ci succede attorno. Se noi riusciamo a trasformare questa cosa e renderla vera, noi staremo sempre col sorriso, no? Sempre. Quindi sì. Ho conosciuto delle persone che hanno sempre il sorriso, e questa cosa è davvero sconvolgente, perché io onestamente, nonostante sia una persona sicuramente allegra spesso, però ho dei momenti di malinconia e di pensieri e di nubi che mi passano per la testa, no? Però vedere le persone che invece hanno sempre il sorriso, ma non è finto, è una condizione, sì. È uno stato di grazia, per me c'è da imparare tanto, è vero, è proprio vero, sì. Senti, quando fai live, no? Non so, sì. Se insomma, l'ultimo live magari non è proprio recente, immagino. Beh, l'ultimo live è stato l'anno scorso, purtroppo, perché poi non abbiamo potuto fare niente, quindi è così. Abbiamo fatto qualche live in studio, ma ovviamente non è come suonare, certo. Davanti alle persone, alcune. Perché l'energia che si sprigiona con le persone è sicuramente diversa. E tu, a proposito di questa energia di cui ci parli, interagisci con il pubblico, parli, fai domande, fai, non so, oppure sei un artista di quelli un po' freddini? No, no, no. Domanda retorica? No, io sono,
sono una persona abbastanza aperta, quindi mi piace parlare, mi piace interagire con le persone. C'è stato ad un live che c'è stato una persona che ogni cosa che dicevo lui mi faceva il verso, no? Quindi simpatico. Raccontavo una cosa, lui mi commentava quello che io dicevo e la sentivo perché ce l'avevo lì vicino. Sì. E ad un certo punto è venuto fuori quasi uno show teatrale, no? Perché comunque lui comunque mi ribadiva delle cose. Io a un certo punto ho deciso di interagire con lui facendo diventare una parte dello spettacolo. È stato davvero davvero divertente. Quindi capita, no? Cioè è bello anche questo, perché all'inizio, no, le prime due battute uno rimane così, dice ma vabbè, perché mi devi commentare ogni cosa che dico? Poi in un attimo mi è venuta la chiave di volta, no? Ho detto ma no, ma adesso questo lo trascino nello spettacolo ed è stato fantastico. E anche qui bello. Un colpo di magia, no? Se bello. Ci pensi, grande sensibilità, esatto. Ci vuole l'arte, esatto. Per fare questo. Esatto. Senti, Sopra un attimo, che mi dici di Sopra un attimo? Sopra un attimo è, sì, Sopra un attimo è sicuramente un testo autobiografico, sì. Perché parlo di me, parlo di persone a me vicine e anche questo è, diciamo, tratta un po' della condizione nostra, no? di come è difficile tante volte alzarsi la mattina e partire per una giornata che non sai cosa ti può succedere, no? Sì. Ed è assolutamente, nel ritornello dico, è difficile vivere Sopra un attimo, perché tutto ciò che ci passa sotto è veramente, corre veramente veloce, non abbiamo tempo di pensare, di metabolizzarlo. E da lì è venuta fuori questa canzone che io, alla quale sono comunque particolarmente legato, perché ho delle immagini anche di quando ero bambino, di quando ero adolescente, sì. Del mio primo viaggio ad Amsterdam, che comunque mi ha segnato tanto, perché poi mi sono appassionato ai viaggi in Olanda, sono andato 13 volte, quindi mi è piaciuto tanto, passione, sì, mi è piaciuto tanto quel senso di libertà che forse adesso le cose sono cambiate, ma quando io avevo 20 anni, per noi adolescenti di quegli anni, l'Olanda era proprio il paradiso, no? Sì. Ed era proprio così, perché là davvero potevi fare tutto, massima libertà, però sempre nel rispetto degli altri. Benissimo. Questa cosa è stata un grande insegnamento. Ti fermo qua, lasciaci sognare, sì. questa isola felice. Ascoltiamo il pezzo e poi torniamo. Raccontami di te, di quando sei andato via, quando hai capito che non era più la storia tua. Raccontami di te, dei giochi nel cortile, di quando ti sei chiuso dentro e non riuscivi a uscire. Raccontami di te, del primo fuoco a scuola, che quando hai visto i tuoi il fuoco ti è salito in gola, delle lacrime e la tosse delle prime sigarette. Raccontami di te e delle tue mancate scelte. Saresti mai più tornato. Raccontami di te e delle prime sbronze, le albe consumate sulla tazza del cesso. Non è per niente facile restare appesi alla speranza per un attimo. Non è per niente
paura del buio, dei da domani non lo faccio più, te lo giuro. Delle bestemmie senza una ragione evidente, le ore nascoste sotto la scrivania. Raccontami di te e della prima bugia. Raccontami di te, di tutto quello che è stato, di quando ti sei svegliato accanto ad una donna che non hai mai amato. E adesso ormai non serve a niente, e adesso ormai non conta niente. Siamo, torniamo immediatamente nell'atmosfera magica di Music Room questa sera con Renesto, e abbiamo ascoltato un suo pezzo molto molto interessante dal titolo Sopra un attimo, e mi sono presa un appunto perché vorrei che tu mi spiegassi bene questo concetto. Non è per niente facile restare appesi alla speranza. Che cosa mi puoi dire? Perché la speranza sicuramente è una cosa che ci tiene vivi, no? Che ci porta avanti, che ci aiuta a sopravvivere, ma tante volte la speranza poi scema, no? Quindi non è facile attaccarsi alla speranza, ma possiamo anche astrarre a qualsiasi cosa che ci riesce a dare quella spinta in più per andare avanti e guardare le cose sempre nel modo più positivo possibile. Senti, quando eri piccolo, molto piccolo, sapevi già che saresti diventato un musicista, un cantautore? Ma sai sì, cioè nel senso, cantautore non, no, ma io avevo ben chiaro in testa che io avrei voluto fare questa cosa qui, no? di suonare ed esibirmi. E mi ricordo ancora la prima esibizione che feci in una festa dell'Unità, avevo mi sembra 14 anni, 13 anni, e c'era un pianoforte, mi misi a suonare quelle poche canzoni che conoscevo a pianoforte, perché comunque a 14 anni non è che puoi avere un bagaglio enorme, e un signore, un vecchietto, me lo ricordo ancora, con la camicia azzurra, gli occhiali un po' stempiato, venne e mi infilò, mentre stavo suonando, allora 5.000 lire nel taschino. Per me questa cosa qui fu veramente un'emozione pazzesca, perché era la prima volta che esibendomi e venivo comunque ricompensato, no? Sì. E da lì, e questa cosa me la porto ancora dietro. E ci credo, deve essere stato un momento. Sì, è stato bellissimo. Un'epifania, è una conferma di quello che uno sente, no? Magari quando è piccolo. E mi è piaciuta questa risposta che mi hai dato. Sapevo che comunque, certo, avrei fatto il musicista. Questa è. Sì, poi magari non è stato il mio lavoro, poi dopo non lo è stato più, e poi insomma vicende alterne, però comunque il musicista sempre, non so come, perché fare il musicista non vuol dire poi
è solo lavorarci con la musica, ma vuol dire avere la musica come, come compagna di vita, no? Come, come poi scrivo certe volte. In effetti, in certi casi bisognerebbe dire essere musicista più che fare il musicista, perché alcuni fanno i musicisti, altri sono musicisti. Sì, è una distinzione, sembra sottile ma è sostanziale. Sì, è sostanziale. Sono d'accordo con te. Essere musicisti, ed è il mio caso, significa alzarsi la mattina e pensare alla musica, a pensare alle canzoni, a pensare a quello che stai facendo, a cercare di migliorarti, in questo caso che mi riguarda la promozione. È proprio un vivere a tutto tondo, una condizione. A vivere di musica con la musica. Sicuramente sì. Allora, prima di ascoltarci il prossimo brano, che lo stesso si presta a tantissime riflessioni e domande, ti chiedo qual è il pezzo che avresti voluto scrivere e che ovviamente non hai scritto tu? Il pezzo del cuore. Oh, questa qua è una domanda difficilissima. Avendo ascoltato così tanta musica e poi mi sono appassionato di tanti generi, di tanta musica. Dammi il tempo di pensarci, sì. Te lo dico dopo il brano. Va bene, allora ci ascoltiamo con molto entusiasmo Rivoglio l'estate e poi ci spieghi perché. Renesto, yes. Rivoglio l'estate. TV. Piedi sul divano davanti alla TV.
Renesto ci racconta così la sua voglia di estate, ma lo chiediamo direttamente a lui perché siamo a Music Room in diretta con Renesto e con i suoi bellissimi brani di un album veramente interessante, pieno di riferimenti musicali diversi, diversificati, che sono sicuramente una conferma della sua grande poliedricità e della sua enorme cultura musicale. E Roberto, perché in realtà tu sei Roberto, e spiegaci appunto di questa tua estate, che tipo di estate vuoi? Beh, intanto ti ringrazio per i complimenti perché fanno sempre piacere. Guarda, non ho finito, le sfumature nella voce, il tuo modo di cantare è meraviglioso. Ma hai studiato canto anche, tra l'altro? No. Non c'è una tecnica dietro? No. Guarda, allora sei un talento veramente... No, non ho studiato canto. Te lo dice una cantante. Forse dovevo studiarlo, ma... No, non occorre, perché canti veramente benissimo. Sì. Diciamo che io vengo dall'underground, quindi comunque non era necessario saper cantare. Il bel canto a me non è mai piaciuto, no? Quindi... Però riconosco che magari se avessi studiato un po' sarebbe stato meglio, vabbè. Ma non ho mai avuto troppa voglia di studiare. Ma va bene lo stesso così, assolutamente, secondo me. Sì, assolutamente sì. Allora, torniamo alla metafora, vai, all'estate. Diciamo alla tua che l'estate per me è la cosa che mi fa star bene, per ognuno di voi sarà qualcos'altro, non so per te, Beatrice, hai detto prima, non so, potresti dire "ti voglio una torta", visto che hai detto che nel lockdown... No, beh, quella era nevrosi, guarda, non perché io... Hai mangiato un sacco. Sì, ho mangiato un sacco, era nervoso, però sì, in realtà... Rivoglio l'estate e rivoglio quello che mi fa star bene e che comunque tornerà, perché ogni anno noi siamo sicuri che l'anno dopo comunque l'estate torna. Quindi possiamo vivere tutto l'inverno anche in una condizione un po' appannata, un po' nebbiosa, ti parlo di nebbia perché io vivo assolutamente in una città immersa nella nebbia da novembre fino a marzo. Eh beh, sì. Però avendo la certezza che poi comunque l'estate ritorna, quindi torniamo ad uscire, torniamo a star bene, torniamo a vedere le persone, a vedere le cose anche con un'ottica sicuramente positiva. Certo. Questo è il brano, diciamo, è un po' sintetizzato il senso del brano. Io invece ha delle sonorità un po' club, sì. Ma l'abbiamo voluto fare apposta perché comunque è una delle mie sfumature, diciamo, da musicista. Mi piacciono questi brani, no? con un po' di cassafissa, con queste sonorità elettroniche un po' spinte. Sì, e l'avrete insomma, l'avrete colto sicuramente. Abbiamo ballato, quindi insomma sì, okay, sì, l'abbiamo colto. Quello è quello che doveva farvi fare il brano, ecco. Quindi, era quello. Va bene. Senti, c'è una domanda di gioia, poi io ti voglio parlare d'amore. Io volevo chiederti, visto che fai riferimento ai talent, cosa pensi dei talent show? Allora, cosa penso dei talent? Io penso il peggio possibile, nel senso, non perché dai talent non escano assolutamente artisti di livello, ma perché a me non piace la competizione nell'arte, cioè io certo. Il fatto di giudicare una persona che si esprime più brava, meno brava di un'altra ed eliminarla oppure dare un punteggio per farlo passare, io non lo concepisco. Ho iniziato l'università, guarda, ho smesso di farla perché mi davano i voti, quindi figurati cosa penso dei talent. Io certo. Che vengo da un'epoca nella quale appena avevi, non so, una decina di brani provati in sala prove, riuscivi ad andare a suonare nei locali e a farti sentire dalle persone, e la gente era curiosa di andare a sentire
i gruppi che non conosceva, non andava a sentire i gruppi che conosceva, sì, a sentire i gruppi che non conosceva per scoprirli e poi per, magari per cercare, no, il vinile o il CD o addirittura la musicassetta nei negozi. Quindi veramente io vengo proprio da un altro mondo, mi sembra di essere un marziano, un vecchio marziano, ecco, aggiungiamoci questo aggettivo. E quindi, fammi interrompere così sentiamo, vai, un po' di musica e poi ti facciamo una domanda. Tu pensaci, la domanda che ti volevo fare io, non so se Beatrice ti ha trattato bene e Gioia ti ha trattato bene in questo periodo in cui sono stato assente, ma credo di sì perché ho sentito la trasmissione, assolutamente sì, in radio. La domanda che ti voglio fare, tu intanto pensaci, noi ascoltiamo un brano, quali sono le tue opinioni riguardo alla scena musicale italiana? Secondo te, okay, manca qualcosa o e che cosa apprezzi della scena musicale italiana? Certo. Per adesso tu pensa questa alla domanda, sì, sì, e alla risposta che devi dare. Noi ci sentiamo un altro tuo brano che si intitola, okay, A metà, giusto, a metà, Bea? A metà, a metà. Sì. Bea, sei stata brava? Sei stata buona? Beh, penso di sì, sì, dai, buona sicuro. Non hai fatto quelle tue domande. Stavo per fargliene una, ma ci hai salvato. T'ho salvato, adesso la facciamo più tardi. Sentiamo un po' di musica. Ok. Sera arruffati, presi per caso, bevuti e baciati. Dai che facciamo metà di un piatto vuoto e una sigaretta, di un'altra volta, di un vaffanculo ed un fiore. Dai che facciamo metà delle promesse fatte per noia, dei tuoi silenzi, mancare delle cadute e delle uscite di scena, le ombre tra le mani che mi sporcano e corrono via, le ombre tra le mani sono tante, non fanno rumore. Anche questa sera siamo quasi arrivati al termine, però prima di salutarci vorremmo che tu ci dessi una risposta alla domanda che ti avevo fatto poc'anzi, cioè che opinione hai riguardo alla scena musicale italiana, che cosa apprezzi e che cosa manca? Allora, io sono assolutamente stupito della qualità delle produzioni che stanno uscendo, anche se trovo che sono tante e purtroppo quindi si assomigliano un pochino, però ci sono delle bellissime canzoni, quindi io vedo che la scena italiana dei nuovi artisti, anche ragazzi giovanissimi, io la trovo assolutamente interessante,
ascolto tantissima musica italiana in questo periodo, come mai ho fatto prima. Quindi sono stupito e mi piacciono le cose che escono. Quindi un parere positivo, insomma, alla scena. Sì, assolutamente positivo. Poi chiaramente, sai, il mercato adesso ti impone di far uscire in continuazione brani ogni tre mesi, quindi forse questo va un po' a scapito, no, dell'originalità. Ma trovi anche delle perle quando escono, e le produzioni sono tutte ad altissimo livello. Ecco, dici qualcosa che ti piace, dici qualcosa che ti piace, che apprezzi. Guarda, in questo momento io sto ascoltando tantissimo Ariete e tantissimo Venerus, che è questo artista milanese, e mi piace un sacco anche Fra Quintale, e diciamo di quelli nuovi sono quelli che apprezzo di più, sia come testi, sia come atmosfere, sia le emozioni che mi riescono a dare. Senti, questi tre giovani mi piacciono un sacco. Un consiglio che daresti a un giovane musicista emergente che vuole trovare il suo spazio nel panorama musicale italiano? Allora, se fosse un consiglio diciamo che va a suo favore, di partecipare ai talent, ma non potrei mai dare un consiglio di questo tipo, e quindi io consiglio sempre di cercare di trovare la propria strada e la propria originalità e soprattutto il proprio suono, perché comunque un artista lo riconosci anche dal suono. Metti su la canzone e cavolo, dici, è lui, nonostante possa fare dei generi completamente diversi da una canzone all'altra, ma se tu hai il tuo suono sei assolutamente sempre riconoscibile. Senti, i tuoi interessi oltre la musica, quando non suoni, quando non canti e non componi, che cosa fai? Faccio tanta attività fisica, leggo tanto, lavoro anche il meno possibile e aggiungi qualcosa, che noi abbiamo letto altre cose. E bevo delle bottiglie di vino buono. Oltre a quello, non disdegni nemmeno le belle donne. Ecco. Quello sono sicuramente un appassionato. Senti, hai dei progetti pronti per esibirti in live prossimamente? Qualcosa sì, dove vederti? Abbiamo un live finalmente fissato il 27 di agosto, quindi abbiamo un mese di tempo per affinarlo, perché comunque è già praticamente pronto, ma lo affineremo in questo mesetto. Nel frattempo sono a registrare l'album nuovo, non so di quante canzoni saranno, ne ho tante pronte, faremo una scrematura, io credo che sarà, non credo 11, ma 8-9. Sarà composto da 8-9 tracce. Senti, hai fatto la domanda classica tua, Beatrice: con chi vorresti suonare? L'hai fatta questa? Non l'ho ancora fatta. A Roberto, con chi vorresti suonare e cantare? Ma guarda, io ti dico, ho già suonato e cantato con un artista che comunque io adoravo, che era Manu Chao. Non dico che ho suonato con lui, ma gli abbiamo aperto vari concerti con gli Strike. Quella cosa lì, quell'energia che ho respirato in quelle situazioni, la trovo irripetibile. Io non so se ci sarà un altro artista che mi darà quel tipo di energia. Quindi ti dico, in questo momento non suono con la mia band, ecco, sono contento di questo. Bene, allora noi abbiamo terminato, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento. È stato un piacere parlare con te, è stato bello ascoltare la tua musica. Beatrice e Gioia sono state entusiaste, sì. E è piaciuta molto la tua voce, anche a me è piaciuta la tua voce, chiaramente molto rilassante, stavamo dicendo fuori onda. Io vi faccio i complimenti, perché è una bellissima trasmissione dove riuscite a dare
spazio alle canzoni, ai testi, approfondirli e far conoscere anche la persona che è dietro una canzone. Quindi ben vengano trasmissioni di questo tipo, sono stato veramente bene con grazie, voi. Robert. Allora, grazie Roberto. E se hai qualcuno da proporci, puoi sempre proporci qualche cantante, qualcuno che si affaccia in questo momento nell'ambito dell'attività musicale, della canzone italiana, e noi lo presenteremo con grossissima felicità. Sicuramente. Grazie a Renesto per questa sera, grazie per la tua intervista, grazie per la tua musica ancora una volta, grazie Beatrice Bella Barba, grazie a Gioia Pagliaccio, grazie anche a Clarissa D'Avena. Ecco, giusto? Questo dobbiamo dirlo. Ringraziamo Clarissa D'Avena e redblue.it che ci ha consigliato Renesto e la ditta Marinelli. È stata una trasmissione fantastica questa sera e abbiamo sentito della bella musica. Ma quante cose, Roberto? Quante cose? Quante cose non sappiamo di noi stessi, siamo sempre alla scoperta di ciò che abbiamo dentro. È un messaggio a tutti quanti. Un messaggio è: cerchiamo sempre di perseguire i nostri sogni, come io poc'anzi ho spiegato che da bambino il mio sogno era fare il musicista e sono qua che sto parlando con voi del mio album. Io credo che tutti abbiamo una possibilità per realizzare ciò che vogliamo, quindi perseguiamoli e cerchiamo di non abbandonarli a loro stessi. Lo faremo, grazie. Grazie Ernesto, grazie. Ciao, e auguri per la tua musica e per i tuoi futuri live. E grazie mille altrettanto. E speriamo di riaverti ancora qui con noi nel Music Room. Noi salutiamo, abbiamo sforato, è mezzanotte precisa. Grazie Foxy, grazie a Marchetto, alla regia che questa sera è stato fantastico. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci sentiamo per l'ultima puntata. L'ultima puntata, Bea, sì, e Gioia. Sì. Martedì prossimo dalle 10 a mezzanotte con un altro nuovo personaggio, un altro artista della musica milanese, questa volta milanese, e l'abbiamo in presenza. Grazie a tutti e buonanotte. E sentiamoci l'ultimo brano, Quante cose, di Renesto. Che non tanto mai, scusa tardi devo andare. Che non tanto mai, di provarci un'altra volta. Ci credo, no, oh, noi non siamo qui per...
Avete ascoltato Music Room, tutta un'altra musica.